Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show. Oggi show numero 273, Giorgione! Oggi cercheremo di capire che cosa rende veramente bello una classica del nord. Iniziamo lo show! Lead story! Cosa rende davvero bella una grande classica del nord, al di là del parterre di grandi campioni che ci deve per forza essere? Noi che siamo appassionati, sempre molto esigenti, che pretendiamo sempre il grande spettacolo, qual è la dinamica che si deve susseguire in una gara per attaccarci lì con attenzione davanti allo schermo? Ma ci devono essere diversi fattori, anche perché di per sé una corsa del nord non presenta nulla di così accattivante. I paesaggi fanno abbastanza schifo, sei in mezzo Ma alla pianura, ai schifo si campi, dice, non sono un al po' noiosi i fango. paesaggi, non sono Sì, schifo, è brutto da salite dire, importanti non ce ne sono, dai. le strade sono quelle dei trattori, quindi uno dice: ma È tutto molto caratteristico. cosa c'è di così bello? In realtà sono le corse che amo di più vedere, per molti so che è così, anche per voi. E partiamo dall'inizio, quindi quello che hai Allora, segnato, prima cosa, Giorgio, prima roba. io il primo punto secondo me è che i big non devono avere inconvenienti, imprevisti, cadute, tipo quella che è successa anche a Van Aert ad Arelbeck, una roba piccola per carità, però l'ha messo in difficoltà in un momento chiave della corsa. Ecco, se potessi decidere e scegliere, cosa che no, ovviamente non si può fare, vorrei che tutti i big non avessero nessun tipo di problema. Soprattutto Van Aert, Ma come anche la dinamica dello scorso anno alla ecco. Alla Roubaix, Roubaix, quando ha forato nel assolutamente. momento chiave, quando era dietro a Van der Poel, lì meritava di giocarsi le sue carte in volata dentro il velodromo. È stata una Assolutamente. cosa bruttissima, ti giuro, è una bellissima Roubaix, però come se mancasse qualcosa, Il duello tra loro due. il pezzettino finale, doveva esserci il duello fra loro due. Poi deve essere una corsa fatta forte, serve una squadra che tenga in mano la situazione, che gestisca la corsa, che non faccia scappare chiunque, altrimenti si rischia di vedere outsider che vanno a vincere, come è successo varie volte a Roubaix, che magari la fuga iniziale è riuscita ad arrivare al traguardo e vincere. E serve una squadra determinata a tenere corsa chiusa e farla diventare dura in modo che solo i big poi riescano a emergere alla fine. Sì, che non ci sia troppa anarchia, a un Sì. certo punto trovare quella situazione di grande confusione, vanno via gruppi molto numerosi, non si capisce niente, poi per carità, a me fa piacere che vinca ogni tanto l'outsider, però da grande appassionato, vuole sempre vedere il duello, eccetera, eccetera, no, preferisco la grande squadra che fa corsa dura e tiene gestita la Sì, diciamo, situazione. negli ultimi 25 anni, tranne gli ultimi 3, questo ruolo ha sempre avuto la Quick Step, la squadra di Lefebvre, con varie denominazioni che possono essere, dai tempi della Mapei adesso. Negli Sì. ultimi anni non riesce più a essere così incisiva. È arrivata la Visma Lisa Bike, che essenzialmente abbiamo visto nelle prime classiche del Nord gestire la corsa in modo pazzesco, sempre in superiorità. E vedremo se adesso anche nelle due classiche monumento più importanti di questo periodo riusciranno a gestire cose di questo tipo. Diciamo che già con Van Barle in meno perdono un pezzo importante di questo tipo di strategia. È bello però vedere gli outsiders, quelli che sono un gradino sotto ai super favoriti, non correre sulle ruote, ma giocare un pochino d'anticipo, quindi scoprire le proprie carte e rischiare. Sì. È bello vedere questa Anche situazione. perché costringono poi gli altri a inseguimenti magari estremi, anche perché sono corse, non essendoci dislivelli esagerati, sono corse in cui se si guadagna veramente tanto vantaggio, poi diventa complicato riuscire ad Sì. andare a chiudere, quindi può rimescolare parecchio le carte e tenere tutto in sospeso fino alla fine. Beh, la corsa che strizza maggiormente l'occhio agli outsider è la Parigi-Roubaix, perché non avendo comunque dislivello, chi riesce a anticipare con fughe magari anche numerose nella prima metà gara, poi può averla meglio. L'abbiamo visto in Sì, passato, è abbiamo visto successo Van Summer, spesso. abbiamo visto Heyman è riuscito a Eymans, fare Bohnen, Bohnen, perché è quindi. riuscito a anticiparlo, poi Bohnen è rientrato, Sì, era sì, molto sì. stanco, comunque succedono. Poi vabbè, cosa che negli ultimi tempi, diciamo, veniamo abbastanza accontentati, sono i big che non aspettano il finale per scoprire le loro carte, quindi attaccano anche da lontano senza paura. Mi sembra che sia successo anche recentemente, abbiamo visto, ma Sì. poi ne parleremo dopo, però questo succede, possiamo Succede, dirlo. è bello quando però ci sono quasi tutti i big, o comunque quelli che contano ci sono, perché quando ce n'è uno solo e attacca da lontano, la corsa rischia di finire troppo presto, che è un altro punto che tu hai menzionato, cioè Pogačar c'era le strade bianche, essenzialmente partito a 80 Sì, bravo. dall'arrivo, 81 dall'arrivo Sì. e. Vedi come siamo pignoli, però. È troppo presto, però se poi fa la differenza, non va No, è bene. bello Però. quando picchiano, ma c'è qualcuno che può andare a prendere. Quando i cinque fenomeni di schismo attuale,
se ce n'è solo uno di loro in corsa e picchia, la corsa è finita. La strada bianca sta perso forse la classica più brutta che ho visto negli ultimi anni, ma come dinamica di corsa, non mi ha tenuto incollato allo schermo tutto il tempo, posso dirlo. Poi logico, qualcuno scrive ti prenderà in giro, quando siete pignoli, è un video così, per enfatizza un po' le richieste assurde, a volte le richieste dell'appassionato, però logico che non possono essere sempre così le gare. Una cosa che piace molto a me nelle corse del Nord è la capacità dei big di essere nel posto giusto al momento giusto, che è fondamentale in questo tipo di corse, e anche tattiche di squadra particolari, come ad esempio al Fiandre si vede spesso squadre prendere i muri in testa e una volta che sono in testa rallentare la prima parte della salita. O dare una frustata come per poi accelerare la DSM e la Fiandre. Magari non così da infamia, quasi senza motivo, però anche squadre un po' più big lo fanno più grandi, lo fanno spesso. Perché? Perché la difficoltà sta nel prendere il muro. Una volta che il muro è preso davanti sei a posto. Se tu acceleri, tu decidi la fine, le regole del gioco, una volta che sei davanti. Una volta che sei quasi in cima, se li acceleri, dietro non posso accelerare perché è davanti un muro di 50, 100, 200 persone in base a che momento si è della corsa e il gruppo si distrugge. È anche uno dei motivi per cui si arriva così sparpagliati in corse che presentano così poco dislivello. E aggiungerei in conclusione anche una grande collaborazione durante la fine decisiva. Non piace vedere, rispetto agli ordini di scuderie per carità, gli ordini dall'ammiraglia, però qualcuno che non tira, non collabora, quindi magari manda a monte l'attacco decisivo. E questo a volte un po' dispiace, anche se capisco, perché quando ti trovi davanti con Van Der Poel che è scatenato, che ti sta mettendo letteralmente alla frusta, fai fatica a collaborare, anche perché dietro ti dicono ascolta, stai lì, riposa un attimo, fallo sfogare e poi prova a giocarti le poche carte che hai. Sì, dipende sempre dal livello di chi si trova insieme. Cioè, mi ricordo la Rubé che ha vinto Sagan, era con Dillier, Dillier gli dava anche i cambi, però capisci che uno come Dillier a quel punto avrebbe potuto stare tranquillamente a ruota, non aiutarlo, e in realtà l'ha provato comunque ad aiutare. Se ti trovi con due persone di livello completamente diverso, ci può stare. È brutto quando vedi due persone di livello simile e uno dei due non tira perché c'è un discorso, magari qualcuno da dietro. Squadre magari che hanno tante punte, come la Trek di questo momento, che può puntare su più carte, ma si trova un Stuyven in fuga con un Van Der Poel, un Van Aert, e non tira perché c'è Pedersen indietro. In quel caso lì si crea una dinamica. Hai fatto bene a fare questa precisazione, perché poi Dillier collaborava, perché lui insomma andava bene anche il secondo. Andava bene il secondo posto a Dillier, non ha più visto i primi 10, penso, non so, forse ha fatto un altro piazzamento al Roubaix, ma un settimo, un secondo posto comunque gli faceva comodo. Quando invece c'è il livello simile, uno non collabora per niente, lì poi va un po' tutto all'aria. Comunque, possiamo dire che ad Arelbeck, adesso passiamo alle gare, alle Race News, Arelbeck, venerdì scorso abbiamo visto un corridore che di certo non ha aspettato il finale di corsa per attaccare Van Der Poel, quando mancavano 60-70 km, ha fatto il primo affondo. Sì, poi l'affondo decisivo l'ha fatto sul Paterberg, dove Van Aert poi è caduto. Van Aert lì ha voluto un po', non lo so, dopo il Paterberg si faceva subito il vecchio Quaremont, e sul Quaremont ha deciso di andare da solo. In realtà aveva ancora Jorgensen insieme, aveva ancora buona parte del corridore da tre che non era intenzionato a tirare per Van Der Poel. Sarebbe stato forse meglio fare un'azione in 5-6-7, cioè scollinare il vecchio Quaremont in 5-6-7, girare, provare a tenere lì Van VDP. Perché in realtà poi Van Aert è uscito, ha fatto i primi 10 km a tutte per cercare di chiudere. Si è avvicinato tanto anche. È arrivato a 15 secondi, però VDP era a ritmo costante e si stava gestendo. Van Aert stava spingendo più di quello che poteva per provare a chiudere, alla fine poi è saltato e non è riuscito neanche ad arrivare al secondo. Sapevamo tutti che sarebbe finita così. Poi ha perso anche il secondo posto. Lì gestione non proprio ottimale della Visma e quindi anche di Van Aert, anche la possibilità di avere Jorgensen che ti dava una mano, che perché poi dietro girava anche lui, quindi la gestita un po' malino. La cosa che mi ha impressionato di Van Der Poel è che è riuscito a fare corsa dura quasi, possiamo dire, quasi da solo, cioè non ha messo una squadra a lavorare, a selezionare il gruppo già in precedenza, cioè lui ha fatto questi affondi molto violenti che hanno fatto esplodere il gruppo, e questa è una cosa che determina proprio la sua forza, no? Cioè anche alla Gand, infatti passiamo a parlare della Gand Wevelgem, corsa spettacolare, abbiamo visto anche lì un Van Der Poel scatenato, però ha trovato sulla sua strada una Lidl Trek fortissima. Sì, la Trek quest'anno per le classiche è veramente ben organizzata, abbiamo visto anche Milan, una bella azione da solo nelle fasi non proprio finale di corsa, un po' prima. Sai che l'azione di Milan a 80 dall'arrivo è stata determinante secondo me per il successo di Pedersen, perché a quel punto abbiamo visto un Van Der Poel scatenato, cioè lui non chiedeva neanche quasi più i cambi,
lui a ogni ripartenza, dopo ogni curva scattava praticamente, è riuscito a staccare anche qualcuno. E Pedersen ha riposato per almeno 20 km. Sì, è 20, quello che 30, poi gli ha permesso di forse vincere. Forse anche 30, non mi ricordo, però esattamente. Poi è riuscito a fare la differenza. Vabbè, è anche più veloce magari di Van der Poel. Ha capito che Van der Poel non lo puoi portare fermo ai 200 metri. È venuto bello lanciato. Comunque aveva qualcosa in più e l'ha battuto nettamente. Sì. Comunque la Gant, poco dietro ai due che si sono giocati le vittorie, è arrivato un gruppo abbastanza numeroso. Una cinquantina di corridori. Jordi Meus è riuscito a battere Philipsen in volata. Anche questa è una cosa abbastanza particolare. Philipsen ultimamente era veramente... sembrava imbattibile, soprattutto su questi tipi di corse. E quinto posto per Milan, buon risultato considerando la fatica che ha fatto al vento. Cavoli. E un decimo posto per Trentin, che in questi tipi di corse comunque è sempre presente. Nella Gandevelgen donne invece successo per un soffio al photo finish di Lorena Vibes su Elisa Balsamo. C'è avuto un po' di tempo per decretare il vincitore, secondi veramente di attesa, veramente sfiancante. Purtroppo alla fine però il photo finish ha dato ragione a Lorena Vibes. Sembrava veramente che a guardarlo proprio in tempo reale che avesse vinto Balsamo, che veniva in grande rimonta, però niente, purtroppo Lorenona l'ha beffata così. Tra l'altro Elisa Balsamo in grande stato di forma, dopo aver vinto il trofeo Binda ha vinto anche giovedì la Bruges de Pan. E da ricordare anche Chiara Consonni terza e quinta con Fallonieri. Tra l'altro, tornando sulla Bruges de Pan, successo giovedì sempre di Philipsen. Sì, 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 con una volata particolare con, come si chiama il belga? Merlier, che Merlier alla fine l'ha chiuso. Beh, Philipsen, io non ho capito, scusa. Cioè, Merlier l'ha chiuso, Philipsen se n'è fregato, è entrato lo stesso da... Sì, sì, kamikaze, però... E Merlier si è arrabbiato con Philipsen. Ma io non ti giuro, non ho capito niente. Non ho capito il motivo. Poi, ma tanto si è arrabbiato, sì, non poco. Gli girava che per lui ha pensato adesso, gli chiudo la porta, col cavoli che passa, lui è passato, ci è rimasto male, sì, cioè non può essere passato di lì. Esatto, e quindi quello. Non sapevo con chi prendersela, se l'è presa con Philipsen, ma porca miseria, ha fatto un numero esagerato. Comunque, vabbè, non c'è stato bisogno del photo finish per vedere chi ha vinto la Vuelta a Catalunya, perché Pogacar praticamente ha vinto 4 tappe su 7. La prima è arrivato secondo solo perché uno è riuscito a anticipare. E nel senso, cioè, Pogacar ha vinto la generale con 3.41 su Landa e 5 minuti 0.3 su Bernal. Un distacco da grande giro. Sì, da grande giro in una settimana. In una settimana senza salite estreme. Cioè, la Vuelta a Catalunya è dura, ma non sono cose estreme. Li ha bastonati su tutti i campi. In tutti i modi, addirittura ha bastonato anche le moto che andavano troppo piano e le doveva superare in salita. È stata una cosa pazzesca. Superiorità quasi imbarazzante. Purtroppo io l'ho detto qualche settimana fa, bisogna che fare un contratto dove corre Pogacar deve esserci anche Vingegaard, così almeno vediamo una sfida equa tra due fuori classe, sì, perché se si presenta uno e non c'è l'altro, non c'è storia. Torniamo al discorso di prima, degli appassionati che un po' si stufano, non si divertono. Sì, anche perché ha vinto la classifica generale, ha vinto la maglia Poix, ha vinto la maglia verde, cioè la maglia punta e maglia scalatori. Non ha vinto la maglia bianca, che è andata a Lenny Martinez solo perché è fuori età. Ma se adesso ai baschi ci va Vingegaard e non ci va Pogacar, è la stessa situazione, uguale identica. Ci va Vergallito ai baschi, sono curioso, di vedere se dopo il carico di lavoro invece non so, non ho guardato se Pogacar farà... La non farà i baschi, ci sarà quindi Vingegaard. Se le alternano, se le alternano così. Mettetevi d'accordo, ragazzi, noi ci divertiamo un po'. Magari si mettono d'accordo proprio per evitarsi, che ne sai. Andiamo avanti, Giorgione. Parliamo della promozione Garmin, valevole fino al 5 maggio, in cui c'è la possibilità di rottamare il proprio ciclo computer per comprare un Garmin nuovo e ricevere fino a 170 euro di sconto. Per farlo basta andare in un centro che aderisce a questa iniziativa, comprare un Garmin Edge 540 oppure 840, anche in versione Solar, e si potrà avere quindi uno sconto fino a 170 euro. Cosa cambia tra il 540 e l'840? Praticamente il 540 ha funzionalità solo con i tasti, non è touch, ha 16 giga di memoria, mentre l'840 è un ibrido, ha sia il touchscreen che i tasti, quindi può funzionare in entrambe le modalità, ha 32 giga di memoria, sono già preinstallate delle mappe anche sul 540, ma ce ne sono di meno. Attualmente potrete trovare l'Edge 540 a partire da 299 euro e l'Edge 840 a partire da 379 euro.
Novità anche in casa Park Tool, come sempre sfornano nuovi strumenti, hanno creato praticamente un adattatore per bloccare meglio i reggisella a forma di D, la classica forma che hanno quasi tutti i reggisella, sul morsetto del cavalletto. Il cavalletto attualmente ha due forme a C, però se il lato del reggisella è piatto, a volte la bici inizia a girare. Hanno creato questo supporto piatto che facilita il compito e rende le cose molto più stabili. La vignetta di Gandolfo. Allora, le vignette, perché sono due, come sempre. Allora, qui abbiamo un Babbo Sumo che chiede i spiccioli al semaforo. Babbo Sumo non si vede più su GCN, come mai? Magari tornerà a sorpresa, chi lo sa, chi lo sa. Ultimamente è impegnata a correre Nord Europa, cioè bisogna vedere quando... Ma la targa che ha messo qua dietro, ma sì, allude a qualcosa la targa. NTL 149? Boh, vabbè. Non lo so. Andiamo avanti. Qui abbiamo un Giorgione visibilmente dimagrito. Cioè, mi ha addirittura colorato questa vignetta, cioè, capito? Giorgione spara un mini cicciolo alla Criterium, ma... che sia l'inizio di una serie devastante. Brutto. Fa il suo venticello. Abbiamo nel video che è uscito domenica sul nostro primo Criterium, abbiamo parlato di questi mini ciccioli che facciamo scoppiare, queste piccole fiammatine che abbiamo dato, niente di che. Insomma, Gandolfo ci ha fatto una vignetta. Non sono questi i mini ciccioli di cui parlavamo, ma sono giusto qualche attacco, qualche svattata. Se avete visto il video uscito domenica e ieri è uscito anche il video dove analizzavamo i dati. Ne parliamo nei commenti. Allora, i tuoi commenti. Allora, ma Francesco Moro dice... Aspetta che... mettiamo qua. Ma chi se ne frega se c'è o no la borraccia per il vincitore della Caption Challenge? Il vero appassionato di Caption commenta per la gloria e non per il premio. Infatti, poi vedrai... scritto un po' di persone. E poi io l'ho rimessa. Vedi un po'. Vedi un po'. Allora, BBSVT7, vabbè. Ma come? Niente più Caption Challenge? Non dimenticherò mai quella volta che ho sentito di aver vinto. Non ci credo che non potranno esserci altri vinciti. Pensa che emozione sentire su un canale YouTube. Ha vinto BBSV7T. Sì, il nome account sarebbe meglio metterlo. Ma mi spiegate perché? Cioè, proprio tu ad esempio, perché ultimamente ci sono un sacco di account con questi nomi. Sì. Cioè, ma perché? Forse è una cosa di YouTube, non ho capito quella roba qua. Ma poi io so che mia mamma ha fatto, c'ha il telefono nuovo, c'ha un account quasi di default su YouTube ed è un codice così. Ma cambiatelo, ragazzi. Non so. Invece, guarda Piripiro come bello. Vince Piripiro è un'altra roba. Sono orgoglioso più o meno di aver fatto la mia prima apparizione proprio il giorno in cui la vena polemica ha deciso di manifestarsi in tutto il suo splendore. Che parla di me. Per quanto riguarda i caschi e il loro testing, il canale Berm Peak ha pubblicato un ottimo video dove mostrano proprio le metodologie di testing a cui i caschi possono andare incontro per essere certificati come sicuri. Raccomandatissimo. E non usano le angurie. No. Ma c'è un test. No, c'è un test. Chissà perché non usano le angurie. User, io non ne leggo più questi account. C'è un certo user. Vabbè, un tal user. Vabbè, ma investire un pedone a 25 km orari senza assistenza vattosa oppure a 24,9 con assistenza vattosa, cosa cambia? E se lo investi a 23 km orari, batto muscolo, cambia qualcosa? Io credo che il pedone lo apro come una vongola anche con il carrello del supermercato. Sono tutte pupazzate. Beh, commento costruttivo, direi. Interessante. È una critica, si può stare. Che ragionamenti sono? Giorgio. Altri che poi dicono che sono critica. Stamb 83. Grandi, bel video. Quale sarà la prossima? Parla del criterio che abbiamo fatto domenica. Allora, la prossima l'abbiamo già decisa, Giorgione. C'è una gara a 7 che però probabilmente non vado a fare perché c'è la Roubaix e quindi non è la settimana dopo che facciamo la corsa. Settimana dopo facciamo il 14 a Bonate o comunque Province di Bergamo, se volete venire, siamo lì a correre il 14 e il video quindi uscirà probabilmente a fine aprile, inizio maggio, no? Così. Sempre piano, non è che saremo molto più in forma di Garlasco il 14. Vediamo. Stiamo lì, vediamo. Insomma. Andrea Lofreddo, ciao ragazzi, complimenti per il video. Avrei una curiosità tecnica, come si fa ad aggiungere al video i dati di telemetria, ovvero i battiti, potenza? Mi riuscite ad aiutare?
Questo è quello che ha fatto il nostro creator Davide, sì, che dopo aver preso ha sincronizzato i computerini con la telecamera. Sì, con un programma di Garmin. C'è un piccolo procedimento. Il file fit di Garmin, si prendono praticamente il file fit ogni secondo, ogni 10 millisecondo, ti dice che potenza e velocità tutto quanto, lo metti insieme a un programma che ti crea le grafiche. Tutto abbastanza preciso comunque. Sì, eh? Sì, sì. E basta farlo partire nel momento giusto. Sì. Poi si possono, lì nei prossimi video sperimenteremo cose nuove, vediamo. Adesso raccogliamo questo è dati. Un test. Sì, sì, sì. Giovanni Mariani, complimenti, siete andati bene, ma d'altronde siete due ex pro. Basta che facciate 3 o 4 gare e vincerete, le vincerete tutte per distacco. No, Giovanni, non funziona così. Comunque non vanno piano nei cicloamatori, gente che se ne allena tanto, ci sono anche tanti giovani che sono oggettivamente forti. Il ragazzo che ha vinto Garlasco è un ex Under 23 Elite, quindi voglio dire, ma, che mi sembra anche ancora bello in forma. Non è che se sei un ex pro, tu dopo qualche garetta di rodaggio tu le vinci tutte, no. Cioè io conosco tanti ex pro che vanno a correre forti, si allenano e le prendono spesso. Sì, alcune le vincono, però non è così facile, non è una passeggiata. No. Soprattutto se poi in gare di questo tipo iniziano a correre contro, l'eroe diventa veramente difficile. Cioè, poi noi veramente abbiamo sparato 2 cartuccine, ma siamo sempre stati a ridere, ruota, non abbiamo fatto niente. Sì, poi siamo entrati in queste fughe e l'azione è durata pochissimo perché non c'era benzina, non c'era gas. Cioè tu mi hai provato sulla prima fuga e hai fatto una bella fiammata, però anche lì hai dovuto recuperare. Assolutamente. Quindi ci vuole tanto allenamento, insomma, fa sul serio, quindi... La cosa più importante è divertirsi e portare a casa dei bei video che possono essere anche utili per chi si approccia, no? ai circuiti, vuole imparare qualcosa, vogliamo far vedere bene le dinamiche di gara. Poi sì, a livello di ambizione personale ovviamente provare a migliorare nel corso della stagione sempre di più, non è che puntiamo a vincere. No. Infatti il decalogo, vi raccomando, guardate il decalogo ogni tanto, che è importante. Poi se portiamo a casa la bustina con la pasta, la pomarola, va bene. L'obiettivo di vita è di vincere, ragazzi, circuito, ma ovvio, no, se vado in forma e riesco a vincere sono molto contento perché appaga anche la mia vena agonistica. Però la priorità è portare a casa un bel video, questa quello è proprio la priorità assoluta. Allora, torna la Caption Challenge, la sfida immortale, perché finché ci sono io qua, la Caption Challenge non muore, anche se tu hai votato per distruggerla. Va bene, teniamola. La teniamo. E allora, qui non c'era la trotta, l'abbiamo fatta, mettiamo una nuova foto, c'è Pogacar scortato da più persone, ha un po' di persone, un po' di chaperon, poi l'ha detto stampa, questo qui è Luke. Poi c'è Bisogno, che è il bus driver, che ho avuto anche io quando ero in Cannondale. Insomma, un po' di gente attorno, vabbè, ma voi siete campioni del mondo di Caption Challenge, quindi via con la sfida. Siamo arrivati alla conclusione di questo 273esimo GCN Italia Show, caro Giorgione. Se vi è piaciuto, ricordate di mettere like e commentare. Non mi resta che dirvi... Arrivederci alla prossima puntata. Ciao.